5, 4, 3, 2, 1. He holds the gun against my head. I close. Ciao a tutti dalla vostra Monica Grave. Questa sera i GIF sono in un posto a cui loro sono particolarmente affezionati, la cornice meravigliosa della villa Besozzi Casati. Questa splendida villa, sita in Cologno Monzese, un tempo fu edificata su un antico basamento di Casaforte. Nell'epoca medievale, esattamente, questa bellissima villa era di proprietà, o meglio, era di proprietà del Sant'Ambrogio di Milano, della Basilica. Nel 1592 Giovanni Paolo Besozzi diventa poi proprietario di tutta quest'area e incomincia poi con la sua famiglia nobiliare a fare delle opere di ammodernamento, esattamente nel 1673. Questa data potete trovarla poi in un affresco al primo piano nelle sale. Nel 1798 questa villa passa alla famiglia dei Casati, viene avviata una nuova ristrutturazione e da qui diventa la villa residenza estiva della famiglia Casati, questo illustre esponente della famiglia, il conte Gabrio Casati. Con poi il matrimonio dell'ultima erede dei Casati, Anna Casati, che si sposa con un esponente della famiglia Visconti, Roberto Visconti di San Vito, questa villa poi diventa di proprietà definitivamente del comune di Cologno Monzese, adesso appunto sede del comune, dove poi un'area è stata dedicata per diventare poi la biblioteca civica attualmente in Cologno Monzese. Ora noi perché siamo qua? Vi chiederete, non sicuramente per farvi una lezione di cultura, siamo qui per cercare un fantasma di una bambina, si dice figlia della servitù dei Casati, che pare che per disgrazia sia stata chiusa dentro nella villa, villa purtroppo presidiata da dei cani da guardia, come si usava all'epoca e anche adesso, che pare che l'abbiano sbranata. Ora noi la stiamo cercando, speriamo che si manifesti e che abbia magari qualcosa da dirci, se ha bisogno l'aiuteremo, se ci saranno degli altri fantasmi va bene lo stesso. Seguiteci, ciao, a presto! I am dead. I know he knows that he scared me. Quindi ti abbiamo salutato e invece sei tornato da noi. Per cui vuoi che rimaniamo ancora un po'? Ciao Manuela che ci stai guardando. Grazie, vedo che partecipi. Al nome. Là, eccolo qua, ci siamo allora. Ah, ho detto Manuela. Allora ti manca lei? Dovevamo portarti la Manuela. Ho capito, non poteva stasera, dai. Lo portiamo la prossima volta. Ah, hai capito il monellino. Ciao Gif, ciao Manu, guarda che il bimbo vuole te. La Manu dice che la prossima volta viene, sei contento? Vedi, lei ti sta seguendo adesso. Ah, sei contento? Ah, bene. Mancava lei, insomma. Bastava dirlo. La portavamo, Questa volta viene, guarda. Bene. Fantastico. Ha un buon gustaio, mano.
Ma perché gli volevi dire qualcosa in particolare? Accendi le luci. Manu, vuoi scrivermi in diretta una domanda che faccio al bambino per conto tuo? Se sei ancora che ci stai seguendo. Fantastico. Bene. La Manu ti sta dicendo che è in ascolto. Fantastico, Manuela, siamo qua in cinque elementi e sto parlando con te che non ci sei. Bene. Allora, fai una cosa. Se vuoi rispondere alla Manu, registriamolo. Registra qui quello che vuoi dirgli. La Manu ha detto che le domande personali te le farà di persona, ma se hai qualche suggerimento sul lavoro, di dirglielo. EVP 3, 2, 1. Ma quindi volevi la Manuela? Sai che c'è anche l'altra mia amica che non è potuta venire? Lisa. La conosci tu, Lisa? Che qualche volta verrà anche lei. Ah, conosci anche Lisa, quindi. Fantastico. Quindi ti piacciono sia la Manuela, sì, e anche Lisa. Allora dimmi, fammi accendi più luci se conosci di più Manuela. Ci hai appena parlato. O Lisa. Le volevi qui tutte e due? Come doveva essere? Va bene, dai. Magari voleva un giochino. Ah, allora va bene, dai. Volevi un giochino? Lo so, io te lo devo portare un giochino delle gemelle, poi mi sono dimenticata. Ah, hai capito, hai ragione. Hai ragione, sì, scusami, allora se sei arrabbiato con me, scusami. Va bene, ok. La prossima volta ti porto un giochino delle gemelle. Va bene, sì, lo sai che ti devo portare un pupazzo, ok. Sei contenta? Ma vuoi che restiamo? Va bene, sei arrabbiato perché non ti ho portato il giochino, ok? È colpa mia perché loro mi avevano detto che me lo davano, quindi mi dispiace. Fra un po' ti prendo a scherzo. La prossima volta te lo porto, va bene. Va bene, siamo d'accordo. Ce lo dici il tuo nome? Vuoi che ti parlo io?
Vuoi che ti porto un gioco delle gemelle la prossima volta? Sì. Va bene, scusami. Ok. Ok. Allora facciamo così. Se riesco a vedere la Dania, tanto tu la conosci la Dania, vero? La conosci perché la vedi sempre, lo so. Se allora riesco a vedere Dania, le chiedo se ti porta un gioco delle gemelle, va bene? Va bene se te lo porta anche Dania? Dove vuoi che te lo metto? In questa sala? O dalla Dania? Te lo faccio portare dalla Dania nel suo ufficio. Facciamo così. Io vedo se Dania riesce a portarti il giochino. Va bene? O la Dania o lo do anello? Va bene anche se lo do anello? Va bene. Ok. Eccoci, siamo ancora all'interno della Villa Casati, siamo in una delle stanze e il K2 fino adesso, ecco, vedete, e siamo già nella seconda stanza, prima nella sala consigliare, ora qua, e continua a muoversi. Tra poco ci accendiamo a girare un EVP in una rilevazione audio. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, ci fai accendere le luci come hai fatto prima? Grazie. Se vuoi dirci qualche cosa, noi ti stiamo registrando. Eri qui anche l'altra volta quando siamo venuti e abbiamo iniziato a farti un sacco di domande? L'altra volta eravamo sul tappeto. Vuoi che ci spostiamo? O vuoi rimanere qua? Ci fai rimanere seduti o vuoi che ci spostiamo? Se vuoi che rimaniamo qua, è un sì, accendi le luci. Quindi vuoi che ci spostiamo sul tappeto? Va bene, ci spostiamo sul tappeto. Ci siamo seduti, va bene? Hai bisogno di noi? Rimane sempre un sì, accendi la luce. Non hai bisogno di noi. Quindi ti diamo fastidio? Grazie. Ti sei mancato, noi siamo venuti qui per voi o per te. Sei un maschio? Sei una femmina quindi? Se un sì e sei ancora qui con noi, se vuoi accendere la luce. Te ne sei andato?
Ti faccio fare qualche domanda da qualcuno? Se qualcuno vuole fare qualche domanda. Vuoi che ti parli qualcun altro? Ti faccio fare una domanda ad Agnese? Ciao. Sei un bambino? Sì. Volevi la mamma allora. Qui ci sono tante mamme. Sei curiosa, vero? Ti piace giocare? Sì. Tu abiti qua? Ed eccoci qui, siamo un po' stanchini ma soddisfatti, alla fine sembrava che se ne fosse andato, invece poi si è ripalesato molto attivamente sul nostro K2, era un po' così adombrato del fatto che non ci fosse la nostra amica Manu, Manuela Franco, e ho scoperto poi successivamente che era mia Manu che voleva anche la Lisa Bacchelli. Non sono venute, non hanno potuto, e poi abbiamo scoperto un'altra cosa che però dovete seguirci sul prossimo video che metteremo. A presto. Grazie di averci seguito. Ciao a tutti da Moni di Grave. Oh 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 oh. And here I go. Oh 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 oh. And he holds my body in his arms. He didn't mean to do no harm, and he. Oh.